Questa la vedete, la meraviglia dei fari italiani, saranno in affitto ai privati per 50 anni, partirà infatti a settembre il nuovo bando per riqualificare autentici gioielli, milioni di euro risparmiati dallo Stato. Seguiamo Roberta Badaloni. C'è il valore del luogo, fatto di orizzonti di straordinaria bellezza. Poi il valore della struttura, quello storico, il faro di Capo Zafferano. Per esempio la torre ottagonale era il 1884 quando venne costruita dal genio civile vicino Palermo. Per gli interessati è in concessione da oggi e per 50 anni. Ecco l'elenco di quello che sarà il prossimo bando, foto e dettagli di 20 gioielli italiani. La maggior parte di questi sono fari, di cui la metà costruiti per illuminare il mare di Sicilia. Come il faro di Riposto in provincia di Catania del 1911 o lo spettacolare faro di Salina. Un patrimonio che rimarrà dello Stato ma a disposizione della fantasia di imprenditori che intenderanno investire per valorizzarli. Una operazione che segue il successo di una precedente iniziativa, 9 fari già dati in concessione con una ricaduta economica di circa 20 milioni di euro. Dunque lo Stato apre alle idee per contemplare il mare, che sia quella di un albergo di lusso, di un luogo di incontro culturale. Da qui passerà la nuova vita dei nostri fari. Adesso il calcio è il primo